Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo vlog. Ci sto prendendo gusto ultimamente. Allora, dunque, l'argomento di oggi è molto semplice, molto noto, soprattutto sui social network, ma direi di non semplice natura, e cioè gli hater, le guerre, le lotte tra meglio questo, meglio quest'altro, PS3 o 360, come insegna il buon Farenz. Che poi, vabbè, non è vero. E adesso sarà sicuramente Xbox One e PS4. I One Direction fanno schifo. No, i One Direction sono... Perché qua e là. Vabbè, allora, a parte questo. Queste guerre, tutto sto odiarsi, sta roba che... Mamma mia, ogni giorno basta aprire Facebook e... Poi vabbè, dipende da ognuno, dalla home di ognuno, ma... Almeno da me un terzo della roba è anche sulle pagine che mi piacciono. Apri un'immagine, guardi i commenti, un terzo dei commenti è una lotta continua tra questo che insulta, sei una testa di cazzo perché dici che ne so, Super Mario è meglio di GTA, ma come? Ma quello è un gioco per bambini, e l'altro che gli risponde, ma che cazzo dici, gioco per bambini? Questo che poi non è proprio per bambini, ma... Perché Super Mario è un gioco che ti impegna, un gioco fatto per essere un gioco e non una commercialata. Insomma, ho già fatto un video sulle console wars e quello era mirato al tema videogiochi. Però è un argomento che, come ho detto fino adesso, c'è dappertutto, su tutti gli aspetti. Su un sacco di lotte, meglio questo e meglio quest'altro, questa è una merda, questa è la ragione della mia vita. E da una parte mi fanno un po' ridere, cioè c'era un'immagine una volta su Facebook di... non mi ricordo se era un animale o un essere umano, comunque uno con i popcorn che mangiava, e sotto la scritta "come mi sento io quando due persone litigano su Facebook". Ed è vero, è così che ci si sente, almeno nel mio caso. Però, secondo me, ti può far ridere questa cosa, può essere divertente vedere gente che si scanna per delle cose... Cioè, non è che è stupido scannarsi per qualsiasi cosa, è giusto avere pareri, opinioni, è giusto sostenere questa o quest'altra cosa, guai se fosse il contrario. Però arrivare addirittura a insulti, a prendersela veramente tanto sul personale, quello è troppo. Diventa stucchevole, cioè... E soprattutto può portare, per come la vedo io, anche a dei problemi, perché tutto questo odio, tutto questo astio, tutto questo volersi per forza attaccare, non è che faccia tanto bene alle... Insomma, alle persone, secondo me, soprattutto a quelle che rimangono fin troppo attaccate a queste cose. A me, per esempio, piace da morire To Love Ru, lo sapete, è un esempio. Un mio amico, Ray Folle, mi ha detto, insomma, anche lui lo segue, ha cominciato a comprare soltanto il Darkness, però lo segue pure lui. E insomma, mi diceva un giorno che non è tanto ben visto nella community dove è più attivo lui. Adesso magari non avrà esaminato tutti i pareri, è ovvio. Però la sua impressione è che To Love Ru fosse, insomma, un po' mal visto. Per carità, mi può dispiacere, ma ciò non toglie che rimane uno dei miei manga preferiti. E sicuramente non è che se vedo un commento di uno che dice, ma uno, magari ne vedo 28 di commenti, no? Su un'immagine, che due dicono, oh che bello, e altri 28 tutti, perché è una merda, perché qua, perché là, e non è un manga, è tutto ecci. Mi dispiace, per carità, vorrei che, no, una cosa che mi piace a me fosse seguita parecchio. Insomma, di solito ci piace quando quel che piace a noi, quello che, di cui noi siamo appassionati, viene seguito da tante altre persone. Perché così c'è più modo di parlare, c'è più condivisione, c'è più... si forma una community dietro a quell'argomento. Però, onestamente, non è che non ci dormo la notte o smetto di leggere il manga.
Quindi, secondo me, ripeto, è una cosa che fa un po' male. Fa male alla community, fa male alle persone in generale. Chi ci guadagna? Beh, ci guadagna chi, per esempio, fa questi prodotti, queste cose. Per esempio, adesso mi viene in mente One Direction. Io non ce l'ho con loro, perché onestamente non ho mai di pazienza ad ascoltarmi una canzone loro. Non mi ci sono mai messo di pazienza. Le ho sentite così, però proprio ascoltare, guardare il testo, non mi ci sono mai messo. Quindi, ok, non mi piacciono, così a orecchia non mi piacciono, però che cacchio ne so io se sono bravi o no. Se non mi piacciono, non li ascolto, punto, finisce lì. E quindi, ecco, però chi ne guadagna? Magari ne guadagnano loro perché hanno visibilità, chi fa video su di loro guadagna tante visualizzazioni perché c'è scritto One Direction, discussione, o odio One Direction, oppure difende One Direction, quindi ci sarà sia i sostenitori che lo vanno ad applaudire, ad acclamare, sia gli hater che vanno subito ad attaccare come iene. E sì, insomma, c'è qualcuno che ci guadagna, come probabilmente questo video, non lo so, spero che... Anch'io, chiaramente, non esiste YouTuber che non faccia video per le visualizzazioni, è giusto! Quindi questo argomento, che tra l'altro ringrazio il grandissimo perché ha fatto il video ieri dei Pokémon, cioè, a me piace giocare a Pokémon, però mi sono spisciato da ridere su quel video perché è fatto proprio bene, ma si vede che è una presa, un troll, cioè un troll, è giusto, pensa a quelle cose lì, non, nessuno lo mette in dubbio, l'ha detto lui in un video di risposta a oggi, però Madonna Santa, cioè veramente... Un accanimento, forse neanche lui se l'aspettava così tanto. Quindi, ancora, già l'ho citato due volte dell'email, scusa Delly se abuso di te, però secondo me è una cosa quasi pericolosa, perché poi troppo astio, troppo odio, essere troppo di parte, arroccati su certe cose rovina anche lo scambio, perché se non si è un po' aperti, se non si è disposti un po' a sopportare, e se anche vuoi difendere il tuo prodotto o la tua serie preferita, la tua console, il tuo manga, il tuo film, il tuo qualsiasi cosa, il tuo cantante, e sai di poterlo fare con gente che, per quanto comunque ha un'idea precisa e ripeto, è giusto così, però è disposta ad ascoltare, è disposta a negoziare, è meglio. Se invece lo devi fare con chi chiude la saracinesca, questo non migliora la comunicazione tra le persone, non migliora di certo proprio l'idea che magari un prodotto di massa ha, cioè come dire, radunare tante persone attorno a sé e creare una discussione, uno scambio di idee, di critiche e di apprezzamenti. Insomma, secondo me, prendersela troppo rovina tutto e probabilmente ti perdi il bello sia del virale, del anche dei Pokémon. Cioè, se te la prendi troppo, se invece la prendi un po' più... Cioè, è un gioco, sì, vabbè, giochiamoci, ma appunto, finisce lì. Per dire Pokémon o To Love Ru, non lo so, adesso qualsiasi cosa. Però secondo me si perde un po' il bello quando proprio ti accanisci, l'esperienza che ti può dare una certa cosa. Ricordandoci sempre che comunque si parla, ecco, di un manga o di un gioco come... Ma qualsiasi, come può essere questo? Cioè, questo qui è un gioco, punto, finisce lì. Che poi ci si può, cioè, ne puoi parlare per tanto tempo, può essere la tua passione più grande, come lo sono per me. Però mai prenderle troppo seriamente e cercare di ricavarne il bello, cioè lo scambio, il fatto di poterne parlare, di insomma, di creare attorno a quella cosa lì una passione che è per te, ma la possibilità di condividere, di socializzare con gli altri e di scambiare qualche idea, qualche opinione, anche accettare le critiche,
Poi se sono motivate con i piedi, ok, mi sta bene che dici ma che cazzo stai dicendo, ma se sono argomentate bene, io un po' le ascolterei. Comunque siamo a 10 minuti passati, l'ho fatta più lunga del previsto, vi saluto, ci si vede con un prossimo video che probabilmente sarà la puntata successiva di Time to Race. Per ora vi saluto, alla prossima!